Bernardo Tolomei nasce a Siena nel 1272 da una famiglia nobile. Dopo aver raggiunto la maturità, aver compiuto studi giuridici, decide insieme ad altri due nobili di ritirarsi in campagna. Perché questa decisione? Bisogna comprendere la personalità di questo santo. Una personalità che si è sviluppata all'interno della sua città, molto religiosa e molto culturalmente preparata, ha il rapporto con lui, con il trascendente, e il rapporto anche con i suoi concittadini. Che cosa ha maturato in lui questo qui? Prima un'ascesi sua personale, e poi ha pensato anche di rivolgersi a qualcosa di più grande, quindi lasciare un pochino Siena e ritirarsi in una zona dove era di sua proprietà, che era il deserto chiamato di Ancona, che è il luogo dove noi siamo. Bernardo raggiunge Ancona insieme ad Ambrogio Piccolomini e Patrizio Patrizi, e per lui iniziano 6 anni di eremitaggio. Chiaro, su questa proprietà lui si ritira insieme ai suoi amici più vicini a lui, alla sua esperienza, alla sua idea, ma fa una scelta radicale. Oltre il luogo, che è impervio, proprio, si chiama proprio deserto di Ancona, anche la sua vita privata è fatta di durezza e di scelta, di grande sacrificio, dormendo in una grotta. I primi tre, possiamo chiamarli fondatori, hanno in lontananza anche di qualche mezzo chilometro, hanno queste grotte dove si ritrovano nella penitenza e solo comunitariamente fanno la preghiera. E noi in questo momento ci troviamo proprio di fronte alla grotta dove si era ritirato, sì, Bernardo. Questa è la grotta del Bernardo Tolomei, dove per 6 anni lui ha vissuto nel silenzio, nel raccoglimento, ma anche nel lavoro, perché mangiava quello che produceva la terra col suo lavoro. Perché un uomo appartenente ad una famiglia nobile e ricca decide di abbandonare tutto e portare con sé soltanto il suo crocifisso? Il crocifisso di cui lei ha accennato è qui alle mie spalle, e anche scientificamente è stato provato nell'ultimo restauro di qualche anno fa che veramente è un crocifisso del 1300. Venendo alla sua interessante domanda, noi possiamo trovare una risposta da già nel Vangelo. Gesù racconta questa parabola di un ricchissimo mercante di perle, di gioielli, di diamanti, quindi ne aveva molti. Alla fine trova una perla, la più preziosa, non l'aveva mai vista, di un valore incommensurabile. E lui vende tutte le sue perle, tutti i suoi diamanti, pur di avere quella perla. È una metafora per indicare che le ricchezze, la carriera, la famiglia grande e potente sono delle cose buone, perché tutto quello che Dio ha creato è buono. Ma di fronte a questi beni c'è un bene ancora maggiore, qualche cosa che ha attirato il ricco Giovanni Bernardo Tolomei e gli ha fatto passare in seconda linea
sia la carriera, sia la famiglia potente e sia la ricchezza che lui poteva usufruire. Per sentirsi chiamato a seguire veramente Cristo e il suo Vangelo. Un po' tutti i santi, quest'anno facciamo il centenario di San Francesco d'Assisi, anche lui era ricco, un giovane milord si direbbe oggi, eppure lasciò tutto perché, come dice Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, o Signore. La ricchezza, la carriera, il benessere non davano a lui quella gioia e quella gratificazione che lui ha trovato invece nel lasciare tutte queste cose, non per disprezzarle, ma perché ne ha trovato una migliore, una più significativa, che ha dato valore alla sua esistenza e si è sentito realizzato in questo modo. Unde gaudet